che in realtà è abbastanza articolato. Questo è un emendamento di commissione che è appunto stato determinato dalla sua richiesta, Presidente, di legittimità dell'articolo 29, e la ringrazio per averlo fatto, perché comunque ha sollevato un potenziale profilo di illegittimità relativo al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 29. E pertanto ho proposto la riformulazione dell'intero articolo, riformulando meglio il primo comma, che comunque non era stato investito da questa potenziale illegittimità, e quindi implementando anche il senza andare troppo nel dettaglio con la normativa nazionale e con le nuove disposizioni che sono subentrate, come ad esempio l'utilizzo degli strumenti tecnologici. Per quanto riguarda il comma 2, ho ritenuto specificare meglio quanto si voleva intendere nello specifico articolo, che quindi prevede la disposizione di norme per l'esercizio del servizio NCC nel territorio di Roma Capitale, soprattutto in merito all'autorizzazione per l'accesso alla ZTL di Roma Capitale nei confronti dei titolari di NCC, di autorizzazione NCC di altri comuni, perché riteniamo che la normativa vigente, le attuali deliberazioni potrebbero essere un po' obsolete e, a mio personale avviso, anche un po' di maglia larga per quanto riguarda le concessioni all'accesso, sebbene comunque si debba tutelare l'esercizio del servizio pubblico non di linea. Pertanto in questa riformulazione specifichiamo il fatto che il troppo tempo... brusio in aula, Pelonzi e Corsetti. Dicevo, grazie Presidente, specifico in questo comma che il tempo di accesso alla ZTL deve essere ovviamente limitato all'espletamento del servizio, rifacendoci, considerando, perché ovviamente non si può citare una sentenza, quella che sollevava lei Presidente era quella della Corte Costituzionale, però tenendo in considerazione quanto stabilito da quella sentenza, ovviamente non c'è l'obbligo di rientro e rimessa tra un servizio e l'altro quando appunto esiste un servizio successivo, e questo perché il titolare di autorizzazione di NCC avrebbe l'onere del cosiddetto viaggio a vuoto. Però ovviamente rimane, e ce lo dobbiamo ricordare, rimane il fatto che quando ha terminato i servizi da espletare in quella giornata deve tornare nella propria rimessa presente nel territorio provinciale, perché di fatto questo è. E in merito ci sono tra l'altro anche una serie di, stanno un po' proliferando delle sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, anche di altre regioni su quanto stabilisco. E in ultimo lascio pertanto in questo articolo lascio definire alla Giunta con apposita deliberazione le modalità di accesso alla ZTL per gli NCC di altri comuni. Grazie.